Amici e amiche di Televallassina, ci troviamo a Valbrona, nella frazione di Osigo, a Pracomun, e siamo qui per presentare questo bellissimo presepio che si trova in un luogo particolare. Sì, il vecchio lavatoio, che è insomma un po' tradizione che dentro qua si fa questo presepio. Ormai è impensabile che quelli del Pracomun non abbiano il loro presepio, anche perché c'è il nostro Mario che lui tutti gli anni fa il suo progettino e i suoi amici che lo aiutano, e quindi ecco, questo è il risultato di questo bel presepio. Quest'anno abbiamo pensato di, visto che i protagonisti del presepio sono proprio i bambini, e hanno voluto anche loro essere qua e fare la loro canzoncina e la loro poesia, ecco. Fino a quando è visitabile? Allora, il presepio è visitabile senz'altro fino verso la fine di gennaio, anche perché appunto il lavatoio adesso è solo tenuto bene per vederlo, ecco, però non c'è più il servizio che venivano a lavare, e quindi finché si può si lascerà pronto da vedere, ecco. Anche perché per la Chiesa Ambrosiana la fine di gennaio coincide con la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Esatto, e quindi lo lasceremo fino a quell'occasione. Le candeline accese sui rami d'avete sembrano tutte liete di vegliare da vicino il dolce sonno di Gesù Bambino. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti, specialmente tutti i telespettatori di Televallassina e tutti quelli che vorranno venire a visitarlo, perché veramente merita, insomma, ecco, per noi è il nostro orgoglio. E poi, come dicevo, appunto, questo è un luogo storico, appunto, e quindi è bello valorizzarlo annunciando quella che è per noi cristiani la verità, cioè il fatto che il Verbo di Dio si è fatto carne. Certo, è anche il motivo che si fa il presepio sempre, tutti gli anni ci si mette d'impegno a fare questo presepio proprio in occasione del Santo Natale. E complimenti per questo bellissimo presepio. Trasmetteremo agli autori. Noi siamo solo aiutanti marginali.